Dopo l'ultima tornata elettorale è tempo di bilanci. Il verdetto delle urne al termine dei ballottaggi non ha lasciato dubbi. Sui 25 capoluoghi chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino, 16 sono andati alle liste di centrodestra, contro i 5 in cui ad imporsi è stato il centrosinistra. Un esito che fa pensare, considerato risultati sorprendenti, in piazze storicamente ostiche come Pistoia, Sesto San Giovanni e Genova, frutto di una rinnovata comunione di intenti, come sottolinea Filippo Rebai. Assolutamente un turno molto positivo per il centrodestra, anche perché soprattutto sono state conquistate città roccaforti storiche della sinistra, quali Genova, la nostra Sesto San Giovanni e altre ancora. Questa è la dimostrazione che forse la gente intuisce che il progetto concreto del centrodestra, che mira a città più snelle, meno burocrazia e maggiore sicurezza per i cittadini, è un modello vincente. Ovvio, il modello vincente è quello del centrodestra unito, che ha dimostrato in tutte le piazze dove si è presentato di fare grandissimi risultati. L'ha già dimostrato Regione Lombardia, la Regione Liguria, la Regione Veneto, dove il centrodestra viaggia unito, è vincente. Ora speriamo che questa cosa possa anche essere replicata a livello nazionale, perché dobbiamo ambire a vincere le elezioni politiche e governare il paese. Un day after in cui gli esponenti del centro-sinistra si ritrovano ad interrogarsi sui reali motivi della scelta dell'elettorato, come mette in luce Alcide Molteni. Ed è tutto evidente che aver perso comuni importanti che venivano da un'esperienza di centro-sinistra è un elemento assolutamente negativo, però conferma un dato che è assolutamente importante, che i cittadini scelgano, come purtroppo non hanno fatto perché le percentuali sono state veramente molto basse, di partecipare con il voto alla vita amministrativa dei loro comuni, perché si tratta di scegliere il sindaco e i consiglieri comunali che porteranno avanti nel migliore dei modi la vita della loro città, senza confondere, tante volte essere strattonati dal quello che accade a livello nazionale. È indubbio che proprio quello che sta accadendo in questo periodo a livello nazionale non ha contribuito a che gli elettori potenziali del centro-sinistra andassero a votare nelle comunità, nelle loro città dove c'erano le elezioni. Alcune scelte che il governo ha fatto in questo periodo non sono state così popolari nel momento in cui si doveva scegliere le votazioni a livello locale.